Tutto sullo scoiattolo. Il nome scoiattolo deriva dal greco e vuol dire che fa ombra con la coda. Lo scoiattolo è un animale di piccole dimensioni. Il suo corpo può essere lungo dai 20 ai 50 centimetri. Dove si trova? Lo scoiattolo è molto diffuso nei boschi, ma è sempre più presente anche in città, nei parchi e nei giardini. È un animale agile, veloce e territoriale, cioè tende a difendere il proprio territorio. Lo scoiattolo appartiene alla famiglia dei mammiferi roditori. Mammifero vuol dire che prima di nascere lo scoiattolo si trova nella pancia della sua mamma e poi viene allattato. I roditori sono quegli animali che rosicchiano le cose con forti denti incisivi che non si consumano mai perché crescono continuamente. Descrizione. Gli occhi sono grandi e scuri, allungati verso le orecchie. Le orecchie sono ben sviluppate e nel periodo invernale hanno un ciuffo di peli che in estate non c'è. La coda è lunga, appariscente, morbida, piatta e folta. Essa permette a questo animaletto di stare in equilibrio durante i suoi salti. Permette di scaldarsi nei momenti di riposo. Permette anche di ripararsi dalla neve come fosse un ombrellino. Il pelo può essere rossiccio, grigio scuro, nero, marrone. Le due zampe anteriori hanno quattro dita, le due zampe posteriori ne hanno cinque. Ecco le impronte di uno scoiattolo. Le unghie sono acuminate e curve per potersi arrampicare sugli alberi in modo rapido e sicuro, soprattutto in condizioni di pericolo. Cosa mangia? Lo scoiattolo è un animaletto onnivoro, cioè mangia un po' di tutto: pinoli, noccioline, nocciole, castagne, ghiande, noci, semi, funghi, frutti, insetti, bacche, uova di uccelli. Il cibo che raccoglie lo immagazzina nelle cavità degli alberi oppure in buche scavate nel terreno. In primavera divora fiori, foglie, germogli e gemme. I suoi nemici. Lo scoiattolo ha tanti nemici, per cui è costretto a stare molto attento e a mettere in campo tante strategie per non farsi acciuffare. Tra i suoi nemici ci sono il gatto selvatico, il falco, il gufo, la volpe, il serpente e la marmotta. Curiosità sullo scoiattolo. Quando deve fuggire, corre a zigzag per poter confondere e seminare i suoi predatori. Può perdere parte del suo cibo sepolto a causa di altri animali che rubano le sue scorte. Molti animali, infatti, sono ladri di cibo nelle tane altrui. È un animaletto molto furbo perché, per ingannare i ladri di cibo, finge di scavare alcune buche e le ricopre in fretta e furia senza avervi nascosto nulla. Il suo fiuto è formidabile, riesce a trovare il cibo anche sotto 30 cm di neve.
Questo gli consente di sopravvivere anche durante la stagione più difficile. È uno dei rari animali selvatici che si lascia avvicinare dall'uomo.